Ciao e bentornati sul canale. Nel mio laboratorio, come quello, immagino come quello di molti di voi, il problema è sempre lo spazio, che non è mai abbastanza. Quindi io ho una cantina come la mia, pure chi ha un piccolo garage con uno stanzino, comunque lo spazio è sempre limitato per molti di noi. Quindi a me sono sempre piaciute le French Clit, la comodità di avere gli attrezzi a portata di mano, anche un fattore puramente estetico, perché comunque fa figo vedere gli attrezzi tutti belli in vista. Però mi sono reso conto che col passare del tempo che le French Clit hanno un grosso difetto, cioè lo spazio. Occupano un casino di spazio e io non potevo permettermi di sprecarlo. Quindi il mio vecchio porta avvitatori che avevo costruito, adesso questo è quello che ne rimane, era fatto con lo stile French Clit, però ancora una volta mi sono reso conto che occupava un sacco di spazio. Quindi io ho voluto rifarlo, però non mi piaceva l'idea del classico porta avvitatori che si vede in tutti i canali YouTube, appeso con le French Clit in qualsiasi altro modo, con gli avvitatori tutti appesi. Bello, ok, però visto e stravisto e occupa un sacco di spazio. Così ho voluto fare qualcosa di mio, personale, non ingombrante. Ho fatto mille disegni e adesso finalmente sono giunto a questo. Vediamolo bene. Allora, io ho approfittato del cassone che avevo costruito per raccogliere le polveri della troncatrice, che se non avete visto il video qui in alto a destra lo trovate il link, andate a vederlo se volete. Quindi ho sfruttato appunto questa scatola per creare questo. Qui c'è il pacco batterie, qua sotto i caricabatterie, salva spazio e sono al riparo dalla polvere. Quindi andiamo a vedere come l'ho costruito. Bene, la prima cosa che farò sarà tagliare la struttura, quindi la parte inferiore sfrutterò quella che si è già, visto che è un pannello da 18 mm, quindi è inutile mettergliene sopra un altro. Farò i due fianchi, creerò un listello per giusto per tenere le squadre, farò un listello anche dietro, così avrò la carcassa. Poi dietro metterò un pannello da 4 mm, giusto per la polvere. Inizio a tagliare la carcassa. Adesso diciamo che praticamente la struttura è pronta, è semplicissima, quindi ho tagliato il pannello superiore e le due parti laterali che andranno sopra la troncatrice. Potrei anche montarlo così, però farà questo movimento qui. Quindi adesso io ho tagliato due pezzi di scarto e andrò a montare qua, uno qua sopra e uno sotto, andando nella parte inferiore, così eviterà l'imbarcamento. A questo punto, per calcolare l'ingombro del trapano, ho usato il mio vecchio armadio. Ho misurato quello che avevo prima, lo spazio interno, che è 250 mm. Ai 250 mm aggiungo 15 mm di spessore del pannello, che andrò a mettere, e in più devo anche aggiungere lo spessore delle guide, che è 12,5 mm. Quindi 250 più 15 fa 265, 12,5, io arrotondo a 280 mm e vado a mettere il pannello. Adesso gli fisso le guide a scorrimento totale di qua e poi preparo la struttura. Adesso, per mettere i pezzi che andranno a sostenere gli avvitatori, farò degli incastri in cui metterò i pezzi, come avevo fatto su quello vecchio, in modo da dargli più stabilità, più sostegno. Quindi ho sistemato i due pezzi, ho già posizionato le guide per tenerli fermi e ho impostato la fresa. Quindi vediamo un attimo come impostare la fresa correttamente.
Innanzitutto ho montato la guida laterale, quindi io ho fatto i segni di dove voglio fare la fresata. Ho appoggiato la fresa nei segni e ho regolato la guida di conseguenza per regolare la profondità, no? Di solito bisognerebbe usare la guida millimetrica, però io per farla più semplice e rapida ho deciso che farò una scalanatura da 5 mm. Quindi la guida a gradini la imposto sul 5. Vado in battuta con la fresa, regolo questa in modo che vada appoggiare sul 5, la stringo bene, lascio la presa, la imposto sullo 0. In questo modo, quando io andrò a scendere con la fresa, mi scenderà di 5 mm sotto il livello, così farò una fresata da 5 mm. Ok, quindi il pezzo adesso, questo sarà il fondo, questo è il fianco a cui saranno collegate le guide. Lo monto così, in modo che qui i miei pezzi che andrò a montare avranno ovviamente le viti, ma anche un supporto in modo da essere più stabile. Qui possiamo vedere come verrà, diciamo. Questo ovviamente è quello del vecchio portavitatori. Qui possiamo vedere che adesso ho bisogno di più spazio perché ci sarà un quarto avvitatore da mettergli qui. Però diciamo che la struttura verrà più o meno così, come l'ho pensata. Le batterie io le tengo sempre staccate dall'avvitatore per prolungare la vita. Qui sotto ci saranno i caricabatterie. Adesso non penso che li terrò collegati alla presa di corrente perché non ce n'è bisogno, quindi diciamo che la struttura verrà fuori una cosa del genere. Adesso devo tagliare questo pannello qua così, ma il mio problema più grosso adesso è fargli il frontale, perché il frontale ovviamente non posso far mettere delle viti a vista, ma dovranno essere nascoste, quindi vedrò di fare magari dei fori a tasca qui, e anche su questi due pannelli farò dei fori a tasca. Nel mio vecchio armadio io ho fatto queste sedi qua per appoggiargli dentro gli avvitatori in questa maniera. Ho rifatto i calcoli in modo da farcene stare 4. Prima ne avevo 3, adesso bisogna di metterne 4. Quindi ci sono vari modi da farlo. Però io ho deciso di utilizzare la fresatrice, quindi ho creato una dima. Perché il metodo più veloce sarebbe con la Fossner, come ho fatto io, fare un foro qua. Poi con la sega nastro tagliare tutti i riferimenti. Infatti avevo intenzione di far così, quindi mi sono fatto già i riferimenti, ho fatto i riferimenti, però la sega nastro io ancora non ce l'ho, quindi ho tagliato questo con la Fossner e ho fatto questi scassi al banco sega, poi l'ho rifinito col seghetto. Utilizzerò una fresa a copiare col cuscinetto, quindi sfrutterò questa come dima e andrò, prima farò la sgrossatura con magari col traforo o col seghetto alternativo, faccio prima, e poi con la fresa a copiare sfrutterò questa come dima per fare gli scassi.
adesso che ho levigato tutto, ho preparati fuori a tasca tutto il resto, posso finalmente montare il tutto. Che se comunque c'è la scalanatura e la folla, preferito mettergli le vite lo stesso. Fuori a tasca qui li utilizzerò per fissare il frontale. Li monterò quando questo sarà in posizione, quindi adesso vado a montare le guide. Adesso vado a montare questo, che sarà il montante che terrà sulle guide. Prova del 9. Ok, adesso ho tagliato il frontale, adesso ho messo del biadesivo qui. Proverò a appoggiargli questo e dovrebbe venire fuori tutto il cassetto. Metto un millimetro di spessore. Prima di montare la maniglia vado a fare l'antina da mettergli qua. Thank you.
dire che a me il risultato piace molto, non è venuto niente male. Qui adesso non ho ancora deciso cosa metterci bene, devo studiare bene. Farò degli scaffali probabilmente, magari lo vediamo in un altro video. Però già che c'ero l'ho costruito anche questo. Però la parte importante ovviamente è questo, perché io lavorando da questa parte per me viene molto comodo prendere gli avvitatori di qua, perché il mio posto di lavoro è questo. Quindi possiamo vedere come è molto comodo da usare, perché sono veramente a portata di mano gli avvitatori adesso, sono al riparo dalla polvere, ho lo spazio per le batterie, perché per conservare al meglio le batterie vanno tenute staccate, non sull'utensile. Ho qui i caricabatterie. Io non ho voluto mettere le prese attaccate, tenerli sempre attaccati, sempre in carica, perché non serve e rovina le batterie, quindi non c'è bisogno. Quando mi serve di caricare, prendo il caricabatterie, lo attacco alla spina e lo carico, perché comunque è assolutamente inutile averli sempre collegati alla presa di corrente. Questo ovviamente non andrà qua, adesso mi serve un altro avvitatore che metterò qui. E niente, questo è quanto. Bene, il video termina qui, spero che ti sia piaciuto, ti abbia dato uno spunto per arredare il tuo laboratorio, per creare qualcosa anche tu. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, clicca mi piace se il video ti è piaciuto, se non ti è piaciuto fammi sapere che cosa non ti è piaciuto in modo da poter migliorare. Ti invito a iscrivermi al canale e a spuntare la campanella in modo da poter essere avvisato ogni volta che carico qualche video. Inoltre puoi seguirmi sui vari social come Instagram e Facebook, dove carico contenuti e stories che magari non trovi sul canale. Cerca questo simbolo e saprai che sei nel posto giusto. Ho anche un blog che puoi visitare, che trovi il link qua sotto in descrizione, insieme al link dei social, al materiale che ho utilizzato in questo video, come le guide estrazione totale, gli abitatori e tutto il resto. E trovi tutto qui sotto in descrizione, basta cliccare su mostra altro e vai a leggere la descrizione. Quindi io non mi resta che salutare e ci vediamo al prossimo video. E magari vado anche a comprare un microfono che funzioni.